In un mondo governato dalla tecnologia, noi la usiamo solo come strumento. Buon pomeriggio e bentrovati con una nuova puntata su Life Talk. Ciao Alessandra, come va? Bene, bene, Stefania, tutto a posto. Tu come stai? Tutto bene, tutto bene. Oggi siamo illuminate. È vero. Allora, l'argomento di oggi è donne in carriera e io e Alessandra abbiamo concepito, diciamo, questo argomento parlando tra di noi e confrontandoci in questi giorni, perché è un argomento che ci tocca molto. Perché? Perché Alessandra siamo quasi coetanee e ci troviamo un po' in quella fascia d'età un po' in bilico, no? Tra due fasce, ovvero siamo considerate magari delle ragazze, però anche delle giovani donne. Ed entrambe siamo molto ambiziosi, sogniamo una bellissima carriera lavorativa, però parlando ci siamo rese conto che non è facile e soprattutto è un po' più difficile rispetto ai nostri coetanei. Quindi oggi cercheremo di abbattere degli stereotipi e dei preconcetti insieme a due working women che sono Laura Angela Zappalà, consulente CDP, e Lucia Morabito, giornalista e direttore di Sutress e Sudlife, due mamme che ci racconteranno come fanno a conciliare ogni giorno la vita professionale con la vita privata. Buongiorno Lucia e buongiorno Laura, come va? Come andate? A voi. Ciao ragazze. Come state? Bentrovate, bentrovate. Io lascio a Laura il saluto, visto che solitamente io sono sempre online, quindi lascio a lei il saluto iniziale, dai. Che invece non sono online normalmente. Come va? Tutto bene? Ciao a tutte e grazie per avermi contattato. Grazie a voi per essere venute qui, per essere nostre ospiti. Appunto, come abbiamo detto nell'introduzione, nella puntata di oggi parleremo delle donne in carriera. Lucia già lo sa, però Laura invece no. Noi ogni puntata iniziamo leggendo un articolo della Costituzione e per la puntata di oggi abbiamo scelto appunto un articolo riguardante appunto la donna e il mondo del lavoro. E abbiamo scelto l'articolo 37 che dispone la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. Bene. Viva la teoria! Viva la teoria, appunto. Era la Costituzione di quale nazione? Ciao Zelda Luna. Sì, ok, vi presento anche Zelda che si è aggiunta, ovviamente mia figlia, ha 4 anni e come vedete io sono mamma, sono lavoratrice e sono mamma sempre con loro, ok? Sono una di quelle mamme. Una puntata proprio pienamente fatta di donne oggi. Sì, esattamente. Siamo 5 donne. Allora, la mia è di là perché fortunatamente c'è il papà oggi che ci dà una mano, che cerca di essere presente, però chiaramente mi rendo conto che non è per tutti. Sì, infatti appunto parleremo anche di questo in puntata, della grande responsabilità che hanno le donne nel momento in cui diventano anche mamme. Comunque appunto l'articolo che abbiamo appena letto è un articolo importante, è un articolo che è stato inserito nella Costituzione dopo anni di lotte e ritorneremo più avanti comunque magari a commentarlo. Io vorrei iniziare, no, magari con te Lucia e con Laura pure, con una breve presentazione, magari ci spiegate bene chi siete e cosa fate oggi, come siete arrivate qui oggi. Iniziamo da te Lucia. Dopo 27 puntate di talk di Sudpress, devo dire che essere dall'altra parte della videocamera in un certo senso mi fa un po' strano, no? Perché non ho il controllo della regia, quindi mi sento un po' così. Comunque, chi sono? Per chi non mi conosce, rispetto a chi ci segue, chi vi segue normalmente durante il talk di Sudlife, sono il direttore di Sudlife, quindi anche il vostro direttore, e sono il direttore di Sudpress, sono una giornalista, pubblicista da... aiuto, 4 anni? Sì, penso di sì, anche se inizio insomma la carriera con il praticantato, che ero quasi, avevo appena compiuto 18 anni, ero ancora al liceo quando ho iniziato a scrivere per la prima testata giornalistica, e sono una mamma, ho una bimba di adesso 5 anni,
che è un uragano, un po' come Zelda Luna che vedete lì bazzicare sotto la telecamera di Laura. E da quando è nata Arianna, da 5 anni, cerco di far conciliare questo lavoro che, come avete imparato un pochettino in questi anni per quest'anno per Alessandro, in questi mesi per Stefania, è un lavoro molto impegnativo che ti porta ad orari che non sono mai stabili, cioè non è un lavoro d'ufficio dove tu alle 8 inizi e alle 6 del pomeriggio finisci. E quindi c'è tanta organizzazione familiare dietro. Laura, tu Laura. Io? Allora, io ho provato diverse modalità di donna, mamma, lavoratrice varia, nel senso che ho iniziato come donna senza essere ancora mamma, ovviamente, a lavorare, e ho iniziato come una dipendente semplice che man mano ha fatto carriera nella sua azienda e sono diventata un responsabile di Mondadori praticamente. E successivamente ho provato a fare lo stesso lavoro da madre del primo figlio, poi lungo è arrivata la seconda gravidanza e via dicendo, sono diventata libera professionista, ho scelto, proprio cambiato completamente la mia vita, sono diventata studentessa e poi libera professionista e contemporaneamente studentessa e mamma di due bimbi. Mamma tra virgolette da sola, nel senso che non è che sono sola, ce l'ho un compagno, però è sempre fuori, cioè faccio parte della categoria di mamme con papà a 80 ore lavorative, perché anche lui è un libero professionista. Cioè il problema che abbiamo sia io che Lucia praticamente, e voi, è che abbiamo un lavoro che non ha l'orario di lavoro, ok? Quindi era bello quando ero dipendente, avevo 40 ore di lavoro, era meno faticoso tra virgolette, ora ovviamente non si sa, si lavora. Okay. E quindi ho provato tutte queste differenze, tutte queste realtà. E come tante altre donne in Italia, io non posso contare su nonni, perché i nonni di oggi sono nonni lavoratori ancora, cioè non è che il nonno una volta era già in pensione. I nostri nonni sono nonni lavoratori, come i genitori di Lucia, del resto, e che in questo bellissimo momento, vabbè, in questo momento dell'anno sarei senza scuola, ma vengo da quanti mesi ci siamo stati senza scuola? 3 mesi di didattica a distanza, quindi vengo anche da quella realtà, perché poi c'è anche da contestualizzare questo momento, quindi tutto un po' di riassunto di questo momento della mia vita. A proposito di questo, no? Di questi mesi di quarantena, diciamo, sono uscite tante notizie, tra l'altro credo Lucia anche tu hai fatto con successo una puntata riguardante questa tematica, ovvero che se le mamme sono già ovviamente mamme a tempo pieno, ma magari durante, vorrei dire tipo i tempi normali, ovvero quando non c'è la quarantena, le scuole sono aperte, diciamo hanno un po' quel momento di pausa, no? So che questi 2 mesi e mezzo, quasi 3, non sono stati facili per voi, cioè avete, diciamo, dovuto adempiere a più compiti, addirittura anche a quello di maestre, perché so che la scuola a distanza non sempre ha funzionato e i bimbi dovevano in qualche modo avanzare e fare compiti. Quindi come avete visto più o meno questi mesi? Laura? Aspetta, perché questa era la risata isterica. Allora, come abbiamo Ricominciamo. Vissuto questi mesi? Io ho un figlio in prima elementare, quindi un momento anche importante nella formazione scolastica, un momento di passaggio. Non era più la bambina alla scuola materna che magari se saltava il lavoretto, insomma, c'era anche la preoccupazione di andare avanti con il programma scolastico e gli obiettivi che ci sono. Come abbiamo fatto? Abbiamo fatto da maestre. Allora, devo dire la verità, nel periodo della quarantena è stato un bel team insieme al papà, eravamo entrambi a casa, c'è stato un bel team. La scuola ci ha abbandonato perché la didattica a distanza in molte scuole non ha funzionato. Nel nostro caso è partita 60 giorni dopo la chiusura delle scuole, quindi per i primi 60 giorni una sola maestra li seguiva su chat, WhatsApp, irregolarissimi, e noi facevamo da maestri, inventandoci la sera, quando loro dormivano, tutte le attività del giorno successivo, quindi le attività scolastiche relativamente al Silvano didattiche, mentre le attività di gioco, ma che contenessero anche scolastica per Zelda, che invece ha solo 4 anni, quindi ancora è materna.
quando è iniziata la didattica a distanza sono iniziati altri problemi, perché questi bambini dovevano stare davanti a uno schermo, un device, che era un tablet, un telefono, quel che è, bambini che nel mio caso, per esempio, non erano mai stati abituati a questi supporti, quindi prendere confidenza con lo schermo, prendere confidenza col parlare, come stiamo facendo noi ora, cioè anche noi adulti abbiamo avuto all'inizio dei problemi ad abituarci a questa nuova realtà di lavoro, di relazione, no? E poi niente, finiva la lezione, si continuavano i compiti, che poi diventavano i compiti del pomeriggio. In tutto questo, ragazzi, non avete idea di tutto quello che è. Stampa la scheda didattica, questi capelli che avete visto è Silvano, stampa la scheda didattica, poi fa la foto al lavoro svolto, mettilo nel registro online, non avete idea. In tutto questo ovviamente continui a essere madre, quindi ci sono, cioè, insegnante, madre non è facile perché tuo figlio ti odia. Una cosa è che il bambino dice, la maestra dice studiamo, una cosa è che la mamma dice studiamo, ok? Non è la nostra funzione. Quindi c'è la ribellione e io da questo punto di vista devo essere, sono stata fortunata perché Silvano è, Lucia lo conosce, un mini secchione, chiamiamolo così, ok? Quindi per lui era voglia di apprendere e non ho dovuto litigare. E quindi questo. Poi diventi mamma, quindi c'è sempre quella relazione da mamma, c'è il doverti occupare della casa, di tutte le cose, di dover continuare a lavorare, perché in tutto questo, mentre il tipo di professione di mio marito l'ha bloccato completamente, il tipo di professione mia si è trasformato online, quindi ho dovuto studiare tutti questi programmi per collegarsi, ho dovuto, io che tra virgolette, Lucia lo sa, sono molto, per il tipo di lavoro che faccio, ho bisogno del, allora io insegno il contatto, non posso insegnare il contatto non stando a contatto, quindi ho dovuto veramente capire come fare, ok? E quindi c'avevo il mio lavoro, come sono ora, quindi io mi nascondevo in un angolino, mi facevo il mio, la mia intervista, la mia diretta, la mia consulenza online, il mio corso online, perché in tutto questo nella pandemia io ho completato anche un ciclo di studi, sono diventata assistente all'infanzia, quindi esami online, cioè un macello. E abbiamo fatto così, siamo sopravvissuti. Non vi nego che è un po' stato bello, cioè non era soltanto negativo tutto questo, cioè a me è, sembra brutto dirlo, ma a me è piaciuto alla fine. Anche cioè, a me, guarda, ce lo puoi dire tranquillamente, anche a me questa cosa è domani con questa modalità, tant'è vero che un po' me la penso sempre di portare i miei figli nell'homeschooling, quindi insegnare a loro da casa, però mi rendo conto che servono le relazioni sociali e quindi la scuola predisposta a questo. Ma alla fine è stata una bella organizzazione, sicuramente pesante, ma sicuramente meno pesante di quella che esci da casa, portali a scuola, finisci tutto in orario, riprendili da scuola, torna a casa, nel frattempo che tu ancora stai pensando che stai prendendo i bambini a scuola, si sono fatte le due, ancora non sai neanche cosa cucinerai, e poi c'è la palestra, la festa, cioè, non lo so. Quale delle due realtà è più faticosa? Io vi direi che è la libera, cioè la realtà normale, tra virgolette, è quella che per una madre lavoratrice è più faticosa. Forse altre mamme non la pensano così, non lo so questo. Lucia, invece per te com'è stato il conciliare la vita da mamma, dato che appunto Arianna non andava all'asilo ma era a casa, e il tuo lavoro, che comunque anche se c'è stato questo lockdown, ma il tuo lavoro continua comunque? Continuato e anche peggio di prima, nel senso che considerate che mentre prima ci limitavamo a scrivere gli articoli, adesso ci siamo inventati questa modalità video che per noi è partita, ed è partita in maniera proprio preponderante, no? Tanto che noi durante le riunioni di redazione periodicamente ce lo diciamo, ogni tanto ci dobbiamo ricordare che esiste anche la scrittura, no? Perché abbiamo fatto questo passaggio quasi totale al digitale, alla modalità live, ecco. Questo però che cosa comporta? Allora, considerate che Arianna andava all'asilo, quindi la mattina io potevo dedicarmi a tutti quelli che erano lavori di ufficio, compresi la preparazione degli articoli piuttosto che le telefonate, cosa che io non riesco mai a fare in presenza sua, perché ogni volta che mi vede al telefono mi richiama l'attenzione, comincia a gridare, vuole essere ascoltata anche lei. E quindi dedicavo la fascia, in tempi normali, dedicavo la fascia della mattina quando lei era a scuola a fare tutte le cose che insieme con lei chiaramente non posso fare.
Questo momento è chiaramente annullato dalla pandemia perché eravamo tutti a casa. E, come diceva Laura, a me non è dispiaciuto più di tanto, nel senso che noi siamo comunque una famiglia a cui piace stare insieme. Noi passiamo spesso molto tempo insieme e mio marito Dimitri ha un lavoro da libero professionista come quello mio, quindi riusciamo ad organizzarci, meno invasivo in termini di tempistiche e di orari rispetto a quello di Livio, del compagno di Laura. Quindi riusciamo un po' ad organizzarci meglio gli orari. Solitamente riusciamo ad essere complementari, nel senso che se lui è impegnato, io cerco di essere libera e viceversa. Stando tutti a casa, chiaramente la convivenza diventa più complicata, no? Perché noi non abbiamo una casa grandissima, quindi gli spazi sono quelli. Cioè io adesso, per poter fare con voi questa diretta e per poter fare normalmente le dirette col giornale, mi chiudo in soggiorno nella sala da pranzo. Allora, oggi ho preso in prestito come si chiama, il sipario del Scenario. mago, sì, per evitare di fare la diretta esattamente come la farei con Sudpress dietro la scrivania del mio computer. Ma se vi facessi vedere la stanza, capireste che sono la stessa cosa. Cioè, questa è una parete, ad un metro c'è il mio computer dove normalmente faccio la diretta e ho la famiglia chiusa nella stanza accanto, che tra l'altro cerca di fare silenzio, cercano di non essere di disturbo, perché chiaramente, come sapete, i microfoni prendono in realtà poi tutto, no? Com'è stato? È stato complicato. È stato complicato riorganizzare gli orari. Noi, per esempio, non abbiamo fatto didattica a distanza, non so se è un bene o un male, nel senso che per noi la scuola si è completamente interrotta, noi non abbiamo più cognizione di chi sia la nostra maestra, di chi siano i nostri compagnetti. Zero completamente, che chiaramente è un trauma perché io reputo la scuola molto importante per la socialità, è il primo baluardo, cioè la società inizia lì. Quindi il fatto che i bambini non possano vedersi con i compagnetti, non possono confrontarsi con un'autorità che è la maestra, per me è follia. Dall'altra, però, mi rendo conto che la didattica a distanza è stata complicata per tante famiglie, quindi non lo so che cosa è stato bene e cosa è stato peggio. Noi normalmente facciamo tante attività a casa, quindi Arianna comunque è impegnata con i giochi, con i puzzle, con i lavoretti, adora disegnare, quindi in realtà non le abbiamo dato dei percorsi perché essendo alla materna faceva esattamente quello che avrebbe fatto, cioè disegnare, colorare, inventarsi storie e quant'altro. Non mi è dispiaciuto, devo dire. Però tornare a poter uscire, mettere il naso fuori di casa, devo dire È meglio, che è sì, meglio. ogni tanto va a piacere. Però, Laura, ti volevo chiedere una cosa. Durante le nostre conversazioni, tu hai detto, mi hai raccontato appunto che tu ti sei reinventata praticamente, no? E hai avuto la capacità di ideare un progetto dedicato proprio alle mamme indipendenti. Ma cosa vuol dire? Allora, in realtà, detta così è un po' diversa, nel senso che per quella che è l'idea di mamma nella nostra società, ma non tanto, almeno io credo, cioè per me non è stato qualcosa imposto da quello che pensa la società, ma come noi donne ci sentiamo al momento che diventiamo mamma, non crediamo molto nelle nostre capacità, nelle nostre competenze. Questo fa sì che vuoi non vuoi, anche per semplici cose banali, c'è la difficoltà di uscire con 2000 borse, un passeggino, perché ovviamente ti riempiono la testa che ti servono milioni di cose, no? Oppure se piove non puoi uscire, se c'è vento non puoi uscire, se c'è sole non puoi uscire, cioè le mamme vengono bloccate dentro le case e si convincono che è giusto così, a volte si fa fatica, ma veramente tanta fatica ad uscire, ma non ci rendiamo conto che stando dentro casa diventiamo stanchi, diventiamo nervosi, i bambini sono isterici, di conseguenza è ancora peggio, no? E allora nasce qui la voglia di spiegare, comunque di raccontarmi. E da questo raccontare alle mamme che una mamma anche da sola, anche se ha due figli che si levano 20 mesi, può fare veramente tante cose, veramente tante cose. E da lì nasce l'idea di andare insieme in montagna. Io dico sempre, spesso capita che le mamme non escono la domenica perché tante donne sono mogli di compagni che per esempio lavorano nei centri commerciali o comunque hanno lavori che includono il weekend, ma il weekend è anche quel weekend libero dei bambini. E quindi l'idea di
io da sola in montagna sì ci vado, ma mi stanco tantissimo e due bimbi sono pesanti. Ma se siamo due mamme, anche se abbiamo quattro figli, diventa tutto più semplice, tutto più veramente divertente, cioè diventa una cooperazione, una collaborazione tra donne. Poi magari c'è un'altra coppia, quindi siamo due donne e una coppia e via dicendo, e andare a stare con tanti bambini che di solito si giocano tra di Si loro, si coalizzano. coalizzano, se sono troppo piccoli invece ci diamo aiuto da sole, quindi che ti posso dire, c'è un neonato, ci facciamo un trekking in montagna, un po' lo porta la sua mamma, un po' un'altra mamma, come si fa se c'hai il tuo compagno, no? E quindi l'idea di creare squadra, essere alleate tra di noi e da qui iniziare a renderci conto che abbiamo tante competenze. Quando tu inizi a fare queste cose in gruppo, poi prendi coraggio e le inizi a fare con tutti quanti, cioè da sola, ok? E quindi da sole poi mi arrivano le foto delle mamme che sono al mare, che vi sembra una banalità a voi, ok? Ma guarda che da mamma è difficilissimo raggiungere la playa da sola, ok? Ti sembra una cosa incredibile, anche perché immaginatevi, no? Parlo con voi due che non avete bimbi, però, e quindi vi viene difficile mettervi nei nostri panni, ma tu immagini semplicemente avere la borsa del mare, il passeggino e spingere tuo figlio fino a dove sarà l'ombrellone, ok? Se non ti devi portare l'ombrellone da casa, perché se ti devi portare l'ombrellone da casa è finita. Ancora un problema da casa, i giochini del bambino, se è troppo piccolo la piscina per il bambino perché il pediatra ti dice che non lo puoi mettere nel mare perché chissà quale tipo di mostro è nelle nostre acque. Quindi è veramente difficile per una donna prendere coraggio nell'uscire, però ci Ci sono creiamo una mamme che arrivano in cooperazione. macchina e tornano indietro, ci sono Poi mamme che poi arrivano in macchina, si prendono, fanno prendere il pet e tornano indietro perché non tornano pensano di poter. indietro. Esattamente, quindi Ma il fatto dimmi. che pensano di non potercela fare non è dettato anche forse dalla società, cioè che la società che impone che la mamma deve essere mamma e papà deve essere papà e quindi. Questo non lo so, però sicuramente dipende dalla società il fatto che non siamo competenti. Cioè, tutti ti dicono cosa devi fare, come lo devi fare, nessuno sta a guardarti mentre che lo fai, in silenzio, anche se sbagli, vedere qual è la soluzione che tu troveresti, che magari è diversa, ma non è detto che è sbagliata. Questo non accade neanche con i bambini, cioè io raramente vedo una madre che lascia cadere il proprio figlio, ok? Di solito dicono prima, non correre perché potresti cadere, no. Non è vero, potresti, non gli dico, non correre perché cadi, ma che c'hai, la palla di vetro? Non lo puoi sapere, fallo provare, ok? Si nasce da lì, cioè credo che sia là l'errore, non è una questione di. È vero che per l'uomo forse lì è una questione di idea, di forza fisica, perché magari per tutte, c'è cioè l'immagine che voi vedete, il papà pieno di passeggini, borsoni, il papà mulo da soma e mamma col bambino, ok? Credo che Sì. più quella è la realtà, cioè che il papà possa farlo fisicamente, ma il papà col bambino non esce mai, perché in realtà la mamma pensa che il papà col bambino da solo lo Non porta si è in all'ospedale. grado, non ce l'ha fatta, sa, sì. Ed è sbagliato questo, però è Certo che sbagliato, no? è sbagliato, è terribile, non solo è sbagliato, è terribile. Perché nessun padre mette a rischio il proprio figlio, ovviamente nessun padre che non abbia dei problemi, ma quello è un altro discorso, ma come una madre. Nessun Io genitore credo. mette a rischio il proprio figlio e tutti i genitori nascono genitori nel momento in cui nasce il bambino. Di conseguenza, come io non sapevo fare la madre prima di essere madre, mio compagno non sapeva fare il compagno prima di il padre prima di diventare padre, e nasciamo in quel momento genitori, sbagliamo entrambi perché anche io ho messo un pannolino al contrario all'inizio, nel sonno della notte, delle varie cose, oppure le scarpette destra e piede Io sinistra e via sempre, dicendo. tuttora le metto sempre al contrario, ah, quindi. Però penso che sia come tantissime altre mamme mi possono confermare che se questa cosa la fa il papà, noi donne siamo in grado di prenderli in giro per un anno e quindi facciamo passare la voglia di continuare. Io credo che ci siano, allora, di base per l'esperienza che è personale, ma anche di confronto con altre mamme che ho avuto, ci sono di base alcune cose. Intanto ci dicono che abbiamo bisogno di una marea di cose, cioè quando l'idea è ancora prima di avere un bambino,
hai la concezione che sia complicatissimo perché ti serve un sacco di roba, ti servono un sacco di soldi e ti serve un sacco di tempo perché poi non hai nessuno che ti aiuta. Quindi di base parti così, quindi già parti scoraggiato. Io vi faccio l'esempio di quando è nata Arianna. Quando è nata Arianna mi hanno detto: ah, devi fare la lista nascita, perché così quando nasce la bambina sanno che cosa ti devono regalare, non ti ritrovi con regali doppioni. Io me ne sono andata alla prenatal e ho fatto la lista nascita seguendo le indicazioni della commessa, che vende liste nascita a tutto il mondo, quindi avrà idea di che cosa serve ad un bambino, no? Bene, di quello che avevo messo in lista nascita, fortunatamente il negozio dava la possibilità in corso d'opera di non prendere tutto, ma convertire poi, insomma, di denaro da spendere diversamente. Tutto quello che avevo preso, poi non l'ho preso, perché mi dicevano che serviva lo sterilizzatore del biberon, che servivano i biberon, che servivano i ciuccetti, che servivano non lo so quanti miliardi di tutine, bodine e cose varie. Ma in realtà poi, cioè, sento Laura che ride, non la vedo perché la vedo tolta dallo schermo, però sento Laura che ride e cioè, mi rendo conto che magari è una cosa condivisa, no? Quando poi è nata Arianna ed è passato, sono passati i primi 20 giorni a casa con quello che avevamo e quando ho capito che tipo di madre pensavo di essere, di continuare ad essere, ho capito che l'80% delle cose che avevo preso, tolti i pannolini, non servivano. E quindi la spesa di partenza, non dico che è zero, ma quasi. E già questo è un dato di fatto, no? La seconda cosa è che per uscire da casa ti serve il passeggino, l'ovetto, pesano un botto, cioè e Cambio per pensare una di settimana. uscire. Il cambio per una settimana, pensare di uscire da casa e portarti un borsone con tutti i cambi possibili e immaginabili, 10 o 15 pannolini, mettere il bambino dentro l'ovetto che pesa un botto perché è una struttura pensata per rimanere in macchina a proteggere tuo figlio mentre tu lo porti in auto. Cioè, già questo diventa stancante se non hai poi idea di cosa, di come funziona la Anche vita, no? vorrei aggiungere un'altra cosa, perché questa l'ho vissuta io ad esempio. Di solito noi donne abbiamo la macchina più piccola della famiglia, ok? Se ci sono due macchine, noi abbiamo la macchina più piccola. Nel mio caso è stato un caso, nel senso che io avevo già la mia macchina, ma era una, che cos'è? Boh, La una mini mini. Matiz, la La mini Matiz, Matiz, ecco. avevo la Matiz. Nel bagagliaio della Matiz non entrava qualsiasi struttura che fosse dei piedi, di ovetto, di navetta, cioè in teoria io non potevo uscire, non potevo fare affidamento nel bagagliaio della mia auto perché non avevo dove mettere quelle strutture che mi dicevano essere necessarie. Scusatemi, perché l'altro giorno di queste strutture ne parlavamo proprio io e Alessandra, perché sicuramente io e Alessandra non abbiamo esperienza a livello, no, di maternità, però io ad esempio ho un sacco di cugini proprio piccoli, piccoli, la più piccola avrà l'età di Arianna, tipo così, no? E parlavo proprio di questo, io poi non so, correggetemi se sbaglio, però sono anche cambiati i tempi, cioè magari è stata anche la modernità che ha aggiunto tutti questi accessori, Ci sono più perché io magari strumenti faccio... ora. Sì, faccio un esempio banale di magari come mi veniva fatto il bagnetto a me quando sono nata, che sono del 96, ovvero con una bacinella grande, e come viene fatto magari ai miei cugini quando sono nati con tutta una struttura comprata ad hoc, passeggini giganti, e io magari c'avevo quello, non dico delle Barbie, però piccolino, quindi non so se ho ragione, cioè se sto sbagliando, però secondo me è un po' questa modernità che induce anche tutto questo senso di protezione e sicurezza. Sì, allora Stefania, quello che dicevamo prima è privarti di poter pensare che sei una persona competente, cioè quando loro ti dicono per fare il bagnetto a tuo figlio ti serve una bacinella che non lo faccia cadere, scivolare, quindi strutture incredibili, significa che ti stanno dicendo Stefania, comprati questa cosa perché tu non sei in grado di tenere tuo figlio tra le tue mani, sicuramente ti scivolerà, cadrà e annegherà in mezzo alle bolle e alle paparelle. Ok? E questo è il problema. Tutto questo è quello che vi spiegavo prima, privarci della competenza, della consapevolezza di essere competenti nel fare qualsiasi cosa. Io quando parlo con le mamme con le quali lavoro, dico sempre scherzando, tutte noi abbiamo visto fare la pasta con la salsa dalle nostre nonne, dalle nostre mamme, però nel giorno in cui ci andiamo a vivere da sole per la prima volta, ce ne andiamo su YouTube e ci cerchiamo il tutorial per fare la pasta con la salsa.
che è la cosa più banale del mondo. Ok, cioè è una esagerazione, ma è quello che facciamo. Ormai tutto nasce da mi vedo il tutorial del come si fa, piuttosto che ci provo, a tutto quello di cui parlavate, perché queste strutture, sovrastrutture esistono in qualsiasi ambito sia sovrastrutturato, per motivi commerciali, non per altro, ok? Infatti. Non c'è necessità di sicurezza ulteriore o di altro. E Laura, con queste ultime pratiche hai detto, quindi parlando con Alessandra, mi ha detto un po' cosa fai, no, nella vita, ed è, io penso sia molto interessante. Puoi spiegare magari a tutti in cosa consiste realmente il tuo lavoro? Sì, rido perché è difficile da collocare il mio lavoro, nel senso che in realtà nasce come consulente del portare, cioè insegno, tutto è nato dalla voglia di insegnare alle mamme e ai papà trasportare comodamente i loro bimbi nei supporti portabebè, quindi marsupi e fasce. Ok, da lì mi sono resa conto che è una scelta di maternità differente, quindi veramente non cadere nelle sovrastrutture, ed è collegata a tante altre cose, perché tu non puoi, tu è vero che scegli piccole cose di tante idee per definire la tua maternità, o la tua paternità, ma è anche vero che scegli come essere genitore, no? E lì si collegano tante idee, e quello ormai rientra anche nel mio lavoro, e quindi poi sono diventata peer consulente nell'allattamento materno, perché ovvio che se allatti tuo figlio sei ancora più, tra virgolette, libera, no? Perché puoi rimanere fuori più ore di quelle necessarie, perché non ti è riportato il latte in polvere, e invece ce l'hai, cioè puoi anche trovarti in un'isola deserta, ma puoi alimentare tuo figlio. Penso sia un problema di Credo che sia Abbiamo qualche perso problema Laura. di collegamento. Sono rimasta sola. Benissimo. Vabbè, Stefania, andiamo avanti. Entrando. Ah, no, è ritornata Laura. Sì, ci avevamo perso. Me, ok, no, perché io sono qua al massimo. Comunque, vi dicevo, cioè, praticamente è diventata. Il mio lavoro è diventato un accompagnamento dei genitori un po' nella loro genitorialità in generale. Infatti poi io ho studiato come assistente all'infanzia per capire tutto il resto fino ai 6 anni. Dico fino ai 6 anni perché poi i bimbi sono veramente completamente diversi però il genitore ha già preso le sue competenze. Secondo me, io lo chiamo, io, non io, ora è passata la moda di chiamarlo il quarto trimestre. Le donne che seguono una gravidanza la dividono in trimestri, sono primo, secondo e terzo trimestre, ed è lo stato, quando tu sei detta stato interessante, tutti si informano di come stai, poi nasce il bambino, tu non esisti più come donna, ok? Ma quello che oggi noi scherzosamente chiamiamo il quarto trimestre è un macigno gigante, e quindi per me va benissimo collocarmi in quel momento e creare il potere di quella coppia di genitori per poi seguire tutto il futuro. Considerate che io ho conosciuto Laura nel Veramente. mio terzo trimestre, sì, perché parlando con un'amica che abitava a Roma mi aveva cominciato a parlare dei supporti portabebè. Io abitavo in una casa piccola che aveva una scala che pensare di poter salire e scendere il passeggino era impossibile. Lei mi raccontava di questi supporti, la vedevo girare con queste fasce coloratissime. All'epoca Selene aveva una Rainbow, quindi è bellissima, con le fasce multicolor, strepitose. E cercando in rete ho trovato Laura, per cui ho conosciuto Laura. Io avevo una panza gigante, penso che Laura ancora se lo ricorda. Silvanino era piccolino e Sì, mi ha. forse io ero in gravidanza. Sì, ma non lo dicevi, ancora non lo dicevi. Sì. E niente, e quando ho incontrato Laura mi ha cambiato il mio modo, comunque mi ha dato delle conferme, ecco, perché poi il problema di fondo è che abbiamo idee, ci ricerchiamo perché ci. Cerchiamo un altro modo, no? Non è possibile che il modo di essere madre sia un modo complicato, perché sennò ci saremmo estinti migliaia di anni fa, no? Cioè, non ha senso questa cosa. Per cui cerchiamo un modo diverso, però fino a quando lo leggiamo sembra impossibile. Anche quando guardiamo i video, le cose, sembra una cosa dell'altro mondo. Poi spesso e volentieri sono dinamiche che vengono dalla Germania, dalla Norvegia, dalla Svezia, sembrano cose impossibili da noi. Quando poi conosci persone che realmente hanno fatto un percorso diverso,
che stanno bene, sono orientativamente sane di mente, per quanto possa essere sana di mente una madre lavoratrice o una madre in generale, ti rendi conto che un altro tipo di maternità è possibile. E quindi essere mamme, ragazze, ve lo giuro, cioè non c'è, tranquille, si può fare, non Sì. è vero che costa Non è chissà così faticoso. quanto, non è così faticoso, o meglio, è faticoso, cioè, voi mi vedete spesso esaurita quando parlo al telefono e non sempre riesco a darvi conto come vorrei. Però è nella norma, non è niente di, non è un macigno da trasportare, per utilizzare insomma, una metafora che usava Laura poco fa. Sì. Però Lucia, tu, detto, cioè, tu ora stai dicendo una cosa importante, non è un macigno essere madre, no? Ok, però molto spesso essere madre è un macigno se si entra nel mondo del lavoro, Sì. perché ritornando al latino della Costituzione lo abbiamo letto e tu in maniera molto spontanea hai detto, ah, ma questa è solo teoria, quindi quanto è difficile essere madre nel mondo del lavoro? Tantissimo, tantissimo, nel senso che se sei dipendente devi fare necessariamente delle rinunce in termini di tempo familiare, perché non abbiamo una legge del lavoro che, per quanto ci siano alcune regolamentazioni sull'allattamento, sui congedi parentali, in realtà ti costringe a scegliere se ritornare al lavoro o se rinunciare al tuo stipendio e quindi stare con i tuoi figli, se sei dipendente, ok? Perché è vero che mi posso prendere il congedo parentale, Laura lo ha fatto, quindi mi potrà dire nello specifico come funziona, ma è anche vero che rinuncia a buona parte del tuo stipendio, perché la maternità, la maternità che ti viene pagata equivale a 5 mesi, 3 mesi prima solitamente e 2 mesi dopo, o comunque se stai bene 2 mesi prima e 3 mesi dopo. In 3 mesi hai ancora iniziato a capire come funziona avere tuo figlio in mano e quindi non ti senti di per sé pronto a rientrare nel mondo del lavoro. Se vuoi prolungare la tua permanenza a casa, devi rinunciare a buona parte del tuo stipendio. Questo ti porta a dire quasi quasi rinuncio e basta, perché se devo stare con l'ansia per avere quanto, Laura, il 30% dello stipendio, questo lo No, ricordo. il mio contratto era l'80%, ma No, il ok. 2% No, però è Nicole, percentuale. ci sono. Cioè Ci sono l'80% per... lo paga l'INPS, il datore di lavoro compensa il resto. Ok. Comunque, cioè, rinunci in qualche modo, ed è un po' un casino. Dall'altra parte. Ed è la scelta che fanno poi la maggior parte delle madri che hanno competenze diverse, si reinventano e scelgono la vita da libero professionista. Scegli la vita da libero professionista convinta di poterti organizzare meglio il tempo e l'orario di lavoro, perché la vita del libero professionista, di quelli che vogliono iniziare, ah, che bello, decido io quando iniziare a lavorare, quando finire di Non lavorare, è quando così. lavorare. Non è così, nel senso che poi alla fine, siccome comunque è più bello stare con tuo figlio, allora decidi di stare con tuo figlio e poi ti ritrovi a lavorare la notte, perché comunque hai delle scadenze da rispettare. O comunque lavori nei buchi di tempo, per cui se tuo figlio è a scuola dalle 9 a mezzogiorno, lavori dalle 9 a mezzogiorno, non riesci a finire tutto, comunque poi quando tuo figlio arriva sei con la testa. Pensando che non hai finito quello che dovevi finire, stai con lui e il tempo non, spesso rischia di non essere di qualità, perché non è soltanto il quanto tempo passi con i bambini, Ma è ma come mentalmente come sei, sì, perché se nella testa io nel frattempo sto correggendo la vostra bozza dei testi, degli articoli, ricercando i documenti per la prossima inchiesta e nel frattempo sto giocando con mio figlio, non sto giocando con mio figlio, sto il facendo bimbo lo altro. avverte, penso. Lo avverte che Assolutamente la sì, mamma non è presente. assolutamente sì, assolutamente sì. E quando sono più grandi, poi cominciano a prenderti il telefono e te lo mettono da parte, ti dicono: mamma, stai con me. E lì è cioè, poi diventa la morte nel cuore perché ti Sì, rendi certo. conto che stai sbagliando, no? Laura, non so se. Sì, io ho anche, cioè Silvano mi dice, mamma, oggi sei stata 8 ore al telefono, basta, non devi posare. Come io farei con lui, no? Quindi così, sì, sicuramente questo. Il discorso dello stipendio che dicevi, Lucia, poi ho capito dopo, cioè il 100% era nel caso dell'obbligatoria. Quindi la Sì, maternità, quella che tu hai detto che è 3 mesi prima e 2 dopo, ma è 2 esatto. prima e 3 dopo, oggi è diventata che puoi farla diventare che lavori fino alla 5 dopo. fine e poi ti Ah, ripenti a ok. seguire.
tutte quante poi abbiamo un altro mese perché sono le ferie, mentre che tu sei in maternità, le ferie maturi comunque. no? E quindi te le mettono in coda perché il datore di lavoro ti dice di levarti le ferie. E poi abbiamo il congedo parentale che invece credo che nel mio caso era il 60% dello stipendio, quindi molto poco. Infatti io con Silvano tornai al lavoro del primo figlio, quindi io tornai al lavoro quando Silvana aveva 4 mesi. All'epoca riuscivamo a essere esattamente come siete tu oggi, tu e Dimitri, quindi molto complementari nella gestione della famiglia e quindi quando non ero io c'era il papà, ma è anche vero che Silvana è andata all'asilo nido molto presto e da lì nascono altri dubbi. Intanto una grandissima, ma grandissima problematica economica. Perché l'asilo nido comunale è molto relativo, almeno nel nostro comune che è il Catania, ok? L'asilo nido comunale comunque è molto difficile accedere, via dicendo, quindi vai nel privato. Il privato ha costi esorbitanti, almeno per quella che è la mia zona, ok? Quindi a volte veramente ti metti a chiedere, aspetta, ma io prendo tanto, metà gliela do all'asilo, non vedo mai mio figlio, tutta la scusateli, tutto il tempo che tu vorresti dedicare al tuo figlio se lo gode un'altra persona, perché poi in quel caso tu devi de delegare Legare. l'educazione, che è una cosa molto difficile da fare, soprattutto se sei se vuoi essere, tra virgolette, un genitore attento, nel senso se avevi passato il tempo a informarti, a leggerti i libri, a immaginarti il genitore che saresti stato, no? E poi invece ti ritrovi a non poter essere genitore di tuo figlio perché lo vedi dalle 18 alle 20 per farlo cenare, lo metti a letto ed è finita la genitorialità, ok? Quindi, Difatti io nel mio per esempio sono caso. rientrata al lavoro quando Arianna aveva 9 mesi, che era già più grande. Nel mio caso io ero una dipendente di un luogo di lavoro con orari, tra virgolette, da centro commerciale, quindi quando mio figlio aveva cioè la domenica e sabato che mio figlio era libero, tra virgolette, da scuola, io Tu non eri lavoravo. libera. Non c'era il weekend, cioè lui il weekend se lo faceva con i nonni, ok? Quindi là vai a dire, aspetta, ma che sto fa quanto va, che metti l'ago della bilancia, poi io. Come raccontava D'Alessandro, ho avuto la fortuna, sfortuna, non si sa, di, mentre che ero in gravidanza di Zelda, perdere il mio lavoro dipendente e quindi, tra virgolette, avevo già iniziato a studiare, a reinventarmi, e ho detto, caspita, ho un impedimento, giustamente, andiamo a lavorare, cioè, investiamo veramente, crediamoci in quello che avevo studiato per me, non per lavoro, e ho iniziato questa nuova attività, che come dice Lucia, non è meno pesante e in più quando io da dipendente chiudevo, cioè le ferie da dipendente sono pagate, ok? Quando io mi devo dire questa domenica non lavoro, questo sabato non lavoro, questa settimana non lavoro, io sto andando a detrarre soldi dal mio lavoro perché sono Ed è una una furba. legge matematica che in quella domenica c'è qualcuno che ti Come chiama, che devi fare viene qualcosa sempre. Tu bene rinunci e rinunci sapendo che Appena io dico ti che chiama. vado in ferie, mille milioni di chiamate in proroga, cioè non è che poi dici ragazzi la settimana successiva non esiste, poi tutti spariti, quindi veramente sono, oppure sei una cattiva professionista perché non vai ad accontentare il cliente, no? Perché poi anche là siamo. Vorrei aggiungere un'altra cosa, il mondo delle donne, perché tutto questo si crede che magari, cioè il mio problema è stato anche rientrare, io ero un responsabile di punto vendita, sono rientrato ovviamente col mio titolo, non ho avuto tra virgolette problemi, ma vi assicuro che quando si deve andare, quando sei un dipendente, tra virgolette, sottostai anche all'orario dei turni di lavoro decisi da altri, ovviamente lì diventa un problema se sei madre e donna, e diventa un problema soprattutto per le donne, cioè tutte le pressioni che io ricevevo, io mi occupavo della gestione del personale del mio punto vendita e tutte le pressioni che io ricevevo, le ricevevo da donne non madri che si lamentavano delle varie richieste delle donne madri relative ad orari, a giorni, insomma, cercavano le donne madri di essere aiutate un pochettino, ma non sì di favoreggiamento, proprio di gestione del tempo
organizzata in maniera più precisa in modo tale da poter gestire meglio il tempo dei loro bambini. Ovviamente gli ostacoli venivano dati dalle colleghe. Questa per me è una cosa molto triste, perché in realtà io molto spesso ho trovato ostacoli dati da altre donne, non da un uomo nella mia carriera. Ok? Questa secondo me è la cosa, quando mi dicevano la donna in carriera, quindi il supervisore Mondadori, per intenderci, mi dice: ah, ma quindi tu vuoi fare la madre? Sì, ok, ragazze. Quando scusami, sei una donna. Laura, fare... ti interrompo. scusami davvero, però proprio noi, io e Alessandra, abbiamo preparato un filmato che praticamente parla di questo. È molto ironico, perché è tratto da una serie TV su Rai 1, e lo volevamo lanciare. Però ci teniamo a farlo vedere l'argomento. Sì, no, perché proprio hai appena detto una cosa importantissima. Quindi vediamo un attimo il filmato. Quindi fa ridere, però in realtà, come stava dicendo Laura, è una realtà purtroppo così triste, ma che esiste. Quindi questa donna ha dei figli, pur di lavorare nasconde l'esistenza dei figli. In più il capo che la guarda per vedere come era vestita e quant'altro. Quindi si ricollega perfettamente a quello che diceva Laura, che diceva appunto: ma tu vuoi veramente avere dei figli? Come se fosse Ma la chissà quale grande domanda problema. quando voi dovete, quando, se lavorate come dipendenti, la domanda al momento del colloquio c'è sempre: sei donna? Vorrai avere dei figli? Hai dei figli? C'è sempre. O anche ti sposi? Sei sposata? C'è sempre. Questo qua non nego che nasce sempre. E io stessa nei mille colloqui la dovevo fare. Non vi nego perché, non vi nego che a volte. Ma questo è perché è un po' un problema proprio italiano, si ha un pochettino di paura di assumere una donna. È brutto da dire questo, però a fronte di tantissime donne, ora sempre la donna che va contro le donne, però a fronte di tantissime donne che hanno veramente dei problemi nella gestione, sia nella gravidanza che poi successivamente nella gestione del figlio, purtroppo oggi si è arrivati al punto che, come sempre, spesso si esagera, sempre per quel discorso di cui dicevamo prima, no? E quindi un po' vengono usati i figli spesso come scuse. È sempre, cioè, io vi dico la verità, anche nei vari appuntamenti che prendono le persone con me, non mi dicono mai: sono in ritardo, scusa, è successa questa cosa. Mi dicono: ah, il bambino è arrivato tardi. Quindi fare credere. Torniamo al discorso del potere di una donna, no? Fare credere che una donna mamma è meno capace porta anche a questo, cioè io mi sento libera di dare la scusa dei miei figli a tutto quello che non riesco a fare, di conseguenza poi la gente ha paura di prendere una persona che ha dei figli, ok? È tutto un bruttissimo Circolo circolo vizioso. che ci siamo create da sole. Io sono convintissima che non lo so se è nato veramente dalla uomo-donna, cioè dal genere, ok? Ma più appunto dal non credere alle nostre capacità, quindi dare la colpa ad altro, che in questo caso sono i figli, e che di conseguenza poi la donna con i figli fa paura nel mondo del lavoro, perché è ovvio, a fronte di uno Stato che non ti aiuta completamente, perché i permessi, cioè, tutte quelle che sono le attività che può fare lo Stato, come già mettere a disposizione degli asili, non esistono, ok? Quindi siamo in un mondo in cui i bambini sono nostri, sono delle mamme, non sono assolutamente dei papà, perché voi considerate che il papà in tutto questo non ha dei permessi, ha tipo una settimana, credo, No, postpartum. anche a me. Ma maggior ragione, però, a proposito di questo, ci sono degli stati europei che pongono una scelta ai genitori, dicendo chi è che vuole il congedo parentale per i primi mesi, la mamma o il papà? Cioè, perché è obbligatorio che sia la Ma ci mamma sono che sia a anche gli stati casa? europei che li hanno tutte e due. Scusami, Stefano, se ti correggo, ma non devi scegliere se lo vuole fare il padre o se lo vuole fare la madre. Non lo possono fare. Allora, intanto contemporaneamente all'inizio non possono andare entrambi in congedo parentale, ma Esatto. non chiamarlo. Genitoriale, congedo genitoriale. Quando si chiama congedo di maternità, già fa capire tutto, ok? Lì si può andare all'inizio contemporaneamente, e poi non è che se, perché in realtà
ci sono delle proposte nostre, ma se da noi se lo fa il papà lo perde la possibilità di farlo la mamma. Ok, sono una famiglia, 6 mesi di giorni da scontarsi, per esempio, mentre non funziona così all'estero dove c'ha 6 mesi il genitore, 6 mesi la madre e quando vogliono se li prendono fino ad arrivare a coprire. Ci sono stati dove arriviamo anche a 4 anni dei Ah, bambini. mia cugina in Germania, il bambino a momenti fa 2 anni e non è ancora rientrato al lavoro e il terzo anno potrebbe prenderselo, ma rinuncia a buona parte dello stipendio. Però stiamo parlando del terzo anno, cioè già 2 anni di vita li hai potuti fare insieme a tuo figlio, hai potuto anche mettere, perché poi il problema è mettere le basi, no, della gestione familiare, perché se il bambino vive con altri in un'altra struttura, che è l'asilo, che è la casa dei nonni, per chi ha la fortuna di avere i nonni che possono tenere i bambini, quando arriva a casa, casa è un altro posto, è un posto che non conosce paradossalmente, e quindi diventa ancora più complicato poi gestire le regole, no? Il dramma in questo momento è che sei costretto a scegliere, Sì, secondo Sara, me. io vorrei fare un attimino un passo indietro. Ovvero, adesso abbiamo ripreso, diciamo, l'argomento con il congedo, con la maternità, però nel filmato che abbiamo visto, anche rispetto a quello che ha al commento di Laura, no? Abbiamo parlato dei colloqui di lavoro. Ora, i colloqui di lavoro sicuramente sono difficili nel momento in cui ti chiedono, no, se sei mamma, se ti vuoi sposare, però fondamentalmente, in base anche alle esperienze personali mie e di Alessandra, ricordo solo che io devo fare 24 anni, Alessandra ne ha 26, quindi comunque siamo in una fascia di età un po' particolare. Noi ci siamo rese conto, non so cosa ne pensate voi, ma fare colloqui di lavoro, essendo proprio donna, È sia mamma difficile. o no, è una cosa difficile, a volte anche imbarazzante, perché vengono fatte delle domande, vengono dette delle cose inappropriate. Non so se a voi è mai capitato di vivere delle cose del genere, però io ad esempio posso dire la mia esperienza personale. A me è stato chiesto tantissime volte di scrivere le mie misure, quindi della vita, del bacino, quanto peso, nel curriculum. Questo semplicemente per fare la commessa in negozi di profumeria o anche lavorare in parchi di divertimento. E ad Alessandra sono state fatte anche delle domande un po' più pesanti. Cioè, Quindi a me sicuramente. è sempre stato chiesto da un uomo, cioè non è che è stato chiesto, è stato proprio affermato che io ero disponibile a fare ogni cosa, a dire sì ad ogni cosa. Cioè, quindi già il problema è anche da donna fare un colloquio, è difficilissimo. E io chiedo a te, Lucia, che essendo giornalista, mi chiedo, allora intanto fortunatamente nel 2020 tante donne stanno prendendo coscienza di quanto valgono, ci sono sempre più denunce, ma perché a livello mediatico, ma anche istituzionale, questo problema non è evidenziato? Allora, io penso che di base ci sia un problema legato alla vergogna, nel senso che poi quando succedono queste cose, per esempio, quello che ha raccontato Alessandra, io non lo sapevo, no? Non è una cosa che racconti perché quasi quasi sei tu che ti senti in colpa in quel momento, è una cosa che è talmente imbarazzante che anche raccontarla ti mette in difficoltà e questo comporta che queste cose non si vengono a sapere. Secondo me di base c'è questo. E poi c'è anche allora, che il mondo sia stato fino ad ora comunque prevalentemente maschile nel mondo del lavoro è un dato di fatto. Adesso il problema è che, no, il problema, la realtà è che sono tantissime le donne laureate con titoli importanti e quindi abbiamo un po' ribaltato, le cose numericamente. A livello mediatico non lo so perché, nel senso che in realtà questo tipo di cose quando poi emergono, emergono, le si racconta, anzi spesso si pone anche l'accento in maniera eccessiva su queste cose, come se succedessero soltanto alle donne. Io non ho avuto esperienze particolarmente negative di colloqui di lavoro, nel senso che io in realtà colloqui di lavoro ne ho fatti veramente pochi. Perché sono sempre stata uno spirito molto libero e sono sempre stata una che ha lavorato autonomamente. Prima facevo lezioni private, mi sono sempre procurata da sola, insomma, i clienti, le famiglie con cui lavorare. Poi ho dato una mano a Dimitri dopo che ci siamo fidanzati nell'attività, quindi un'attività tra virgolette di famiglia, quindi eravamo noi che facevamo i colloqui. Nel momento della ricerca del lavoro, ti devo dire che i problemi invece che ho avuto è che secondo loro avevo troppe competenze.
Cioè, il fatto di avere una laurea, di aver fatto più lavori e di aver sperimentato anche cose diverse, invece di essere un arricchimento, era un deficit. Cioè, l'essere troppo competente spaventa pure. Ed è paradossale, no? Quindi non c'è una via di mezzo tra hai troppo poca esperienza o la troppa esagerata esperienza, cioè non c'è una via di mezzo a questo punto. Non te lo so spiegare, non te lo so dire, Non lo non so, so. spero Però torno a ripetere, non ho tantissima esperienza di colloqui subiti, cioè sono più quelli che ho fatto istituzione. ad altri. Invece Laura, tu Ok. ti, vuoi aggiungere qualcosa? Io colloqui ne ho fatti tanti, cioè io Laura come ricercatrice di lavoro ne ho fatti diversi e ho avuto le proposte, le stesse richieste che sono state fatte da Alessandra e avevo 16 anni. E questo penso che sia ancora più Ricordo pesante, una devo fare una verba. cameriera, ok? Devo fare la cameriera in un famoso noto bar di Catania. E il titolare mi ha fatto capire in maniera esplicita, quindi non con dei fraintendimenti, che per fare la cameriera mi sarei dovuta sottoporre ad alcune attenzioni particolari del titolare. Ero minorenne, ok? Perché non se ne parla? In realtà io ho sempre parlato di tutto, ma perché non se ne parla fondamentalmente che quando io vado a fare un'affermazione di questo tipo, sto parlando di penale quasi, ok? No, quasi sì, No, però che sto quasi sì. facendo senza C'è prove. il rischio che non ti credono, vero? Non è un rischio che non ti crede, che non ti credono, è un rischio, anche se ti credono, tu non lo puoi dimostrare. Quello che io ho capito, Rischi tu di essere accusata di calunnia, esattamente, quasi. quello che io ho capito in 40 anni di vita è che se non hai, anche se hai delle prove, non è detto che siano sufficienti e non è detto che si può dimostrare qualche cosa. Di conseguenza, poi andare a parlare diventa veramente, veramente difficile. Ora, nel mio caso, come credo nel tuo caso, Alessandro, non abbiamo fatto questa riflessione, nel senso è stata semplicemente che schifo, ok? E poi finisce lì come finisce lì quando cammini per strada e per fare 100 metri ti devi sentire dire, io credo che sia qualche cosa, lo dico in maniera triste. Ci siamo un po', tra virgolette, abituate a dover. È come, anzi, se ci fanno delle avance, dobbiamo essere anche quasi grate, Lusingate, contente, sì. e non ci dobbiamo lamentare. Cioè, porca miseria, ti hanno messo al mondo carina, pure ti lamenti. Quindi temo che un po' anche questo, cioè noi pensiamo che sia colpa nostra, è un po' anche veramente difficile. Qua io lo intendo dal punto di vista giornalistico, cioè sì, si potrebbe scrivere tantissimo, ma con quali prove? Perché ricordate, cioè, voi siete giornaliste, poi lì si rischia veramente, ok? Cioè purtroppo non è così semplice andare a dimostrare che è successo qualche cosa e io ho veramente, veramente tanta esperienza relativamente a reati sul mondo del lavoro, purtroppo, e vi assicuro che non è così Semplice un'esperienza poi andare a spiegarlo. lineare. Ok? Quindi quando dovete raccontarlo da giornalisti non lo potete fare. La mia storia non la può raccontare nessuno, perché in realtà non è senza prove, o con poche prove, o con le prove non adatte. Quindi si va a trovare sempre Considerate la campagna del Me Too in America, per esempio, no? Cioè, come è andata a finire comunque? Quanto è stata dibattuta, quanto è stato complicato schierarsi da una parte piuttosto che dall'altra. Non è così semplice come il famoso foglio in bianco delle dimissioni, no? Quello fa parte, in realtà lo fanno firmare sia ai ragazzi che alle ragazze, agli uomini che alle donne, ok? Però è ovvio che nella donna quando sei in gravidanza è in automatico, quel foglio bianco che avevi firmato sono le tue dimissioni, ok? Come tante altre richieste. Io sinceramente, invece, quando facevo i colloqui, non ho mai, cioè, non credo che, cioè,
È proprio impossibile, incredibile andare a dover pensare, vuoi diventare padre, vuoi diventare madre, cioè, che caspita c'entra? Non c'entra assolutamente nulla. Cioè, è sicuro che però nessun uomo che conosco è stato mai chiesto vuoi diventare padre o ti vuoi sposare. Io conosco ad esempio molte amiche che ad esempio non si sono sposate, però dicevano inizio a cercare lavoro dopo che mi sposo, perché se lo faccio ora ci sono problemi, oppure inizio a cercare lavoro dopo che mi sono stabilizzata a livello lavorativo, perché se non sono stabilizzata già mi fanno problemi per avere un bambino. Quindi c'è anche proprio una paura di, penso, di noi donne già a iniziare a cercare lavoro quando si hanno questa intenzione di Quando si sposarsi ha una o vita di fare privata. un bambino. Ma in Io realtà vi posso dire che avete 25-28 anni più o meno, quant'è che avete detto? 26. La media, hai fatto la media, 25. Ok, vi dico che diventerà automatico la richiesta dopo i 30. Cioè, se voi a 30 vi dicono, ma ancora non hai figli? La domanda sarà, ancora non hai figli? Perché lì poi è quasi ovvio, cioè voi ancora, magari qualcuno vi dice, ma Alessandra, tu hai progetti, vuoi avere dei figli, ma che ne faccio? Cioè ancora puoi rispondere così, ok? Ma a 30 anni, cioè veramente, proprio tu fai il combo, spegni 30 candeline, uff, primo colloquio, ma ancora non hai figli? Proprio è questa la domanda. Però Laura, secondo me con questa domanda, ma ancora non hai figli, leghi proprio due sfere, ovvero quella del mondo lavorativo che a 30 anni ti va a chiedere ma ancora non hai figli per capire le tue intenzioni, no? Magari assumerti o no, ma anche una sfera sociale, perché fondamentalmente a 30 anni non è sempre buono non avere figli, nel senso che ovviamente ognuno può fare figli quando vuole, però il pensiero generale, no, della società in cui viviamo è quella che entro una certa età una donna per essere completa è obbligata ad avere dei figli. E Sì, qui secondo esattamente. me tutto ciò si lega anche al fatto che non possiamo negare che viviamo in una società patriarcale. E quando tu prima magari dicevi è stato dalle donne che non hanno figli che io mi sono trovata ad avere la maggior parte delle critiche. Io non do neanche fondamentalmente troppa colpa a queste donne, nel senso che secondo me è proprio sono quelle norme della società che ci inculcano quando nasciamo. Ed è lo stesso Sì. principio per il quale sta ad una mamma, se poi ovviamente non è il vostro caso, perché abbiamo capito che i vostri mariti sono, compagno e marito, sono molto collaborativi, Collaborativi. però in molti casi, se si decide di avere figli, una mamma è totalmente privata della sua identità di donna, cioè, anche magari la sua carriera viene limitata, o quantomeno, è come se quella mamma, nel momento in cui ha questo figlio, il figlio diventi solo suo, perché purtroppo questa è una realtà che accade, magari voi fate parte già di una nuova generazione che si sta evolvendo, no? Però accade che appunto, il bambino magari è concepito in due, però anche per la società che sta attorno, la responsabilità di quel bambino è della mamma, no? Allora, io credo che le cose siano un po' cambiate negli anni. Laura, che un po', non del tutto, però un po', che Laura che ha a che fare con tante mamme, un po' se ne rende conto. Diciamo che la generazione nuova di genitori è un po' più consapevole che la come si dice? Genitorialità si vive in due, no? Perché genitori siamo genitori entrambi. I papà vogliono essere pa presenti ora, ok? Sì. Sì, c'è proprio una. Non è la mamma che lo lascia fare e che lo richiede, ma sono i papà che hanno il desiderio di essere presenti da una parte. E dall'altra, però, credo che dipenda da ognuno di noi nel momento in cui, lo diceva Stefania quando ne chiacchieravamo così al telefono, dipende un po' da ognuno di noi quando ci uniamo all'altra persona al mettere, tra virgolette, in chiaro che cosa vogliamo, no? Cioè, il fatto che noi siamo compresenti in famiglia, lo abbiamo scelto e lo abbiamo determinato, cioè, abbiamo fatto delle scelte anche lavorative che ci hanno portato a questo. Io e Dimitri eravamo lavoratori dipendenti. Io facevo prima di lavorare a sud e anche mentre lavoravo a sud inizialmente, io lavoravo come cameriera in un ristorante. Cioè, voi immaginate che io non avevo ancora Arianna, ok? Perché sennò sarebbe stata impossibile. Però io facevo la mattina alle 9, andavo in tribunale perché facevo la giudiziaria, cioè andavo a scrivere dei processi di mafia e tutto quello che succedeva.
uscivo ed ero quindi con il mio tailleur, le scarpe col tacco, uscivo dal tribunale, passavo da casa perché abitavo vicino, prendevo la borsa e andavo al ristorante dove indossavo il grembiule e lavoravo in sala. Dimitri lavorava per una cooperativa sociale, per cui avevamo degli orari fissi. Arrivato a un certo punto abbiamo scelto che non era la vita che volevamo, perché volevamo avere più tempo da passare insieme, perché significava che io lavoravo sia la mattina che la sera, lui lavorava il pomeriggio e la sera, quando ci vedevamo mai. E non era quella la vita che volevamo proprio per la famiglia, cioè non era concepibile quella cosa. E abbiamo fatto delle scelte, e che facciamo tuttora quotidianamente, per poter essere presenti entrambi. Cioè abbiamo scelto l'estate, Dimitri ha scelto di non prendere un lavoro lungo per poter passare più tempo insieme. Significa anche fare delle scelte economiche e le si fa insieme, cioè se si decide di farle insieme, funziona. Se è una volontà mia e dall'altra parte non c'è la stessa volontà, non funziona, cioè non si Ma può appunto, al non 100% collimare. deve essere, cioè Cosa, appunto, deve Laura? essere. Non funziona. Allora, il problema è che dobbiamo essere oneste. Come vi viene detto a 30 anni, ma ancora non hai figli, a 30 anni c'è anche ma ancora non sei sposata, ancora non hai un compagno della vita, quindi la ricerca di un compagno che possibilmente non è il nostro compagno. Quindi intanto diciamo che i primi 30 anni si dovrebbero passare cercando di capire chi siamo, ok? Dico 30 per dare un numero, ma importantissimo è conoscersi onestamente, non come vorremmo essere, come siamo onestamente. Questo dovrebbe essere fondamentale. Poi, nella stessa maniera onesta, andare a condividere il vostro pensiero di vita con la persona che vi sta a fianco. Se il pensiero di vita collima, è ovvio che sarà più semplice, sarà più facile, ci sarà la coppia, ci sarà la collaborazione. Se non collima, non ci deve essere la paura di mollare perché poi rimanete sole. E rimanete sole potrebbe essere anche meraviglioso rimanere sole, sempre meglio di rimanere in gabbia, ok? Detto questo, quando si diventa genitori, io dico sempre, tornando alla parola gabbia che ho detto, questa la sa forse anche Lucia perché rientra tra le mamme che mi hanno seguito. La mamma, la neomamma, è una mamma che si crea una gabbia. Perché? Perché la neomamma non lascia oggi i papà, a differenza dei nostri papà, alcuni nostri papà, perché io ho avuto un papà meraviglioso. Prima era più normale che l'uomo delegasse, ok? Se ne occupava la donna del focolaio domestico. Oggi i papà vogliono fare papà. È vero, ragazzi, lo dico da persona che segue corsi preparto, ok? Oggi il papà vuole essere presente, molti papà vogliono essere presenti, ma l'esempio banale è papà che fa bagnetto al bambino, torna col bambino tutto confezionato, carino e pronto, e la mamma che dice, la prima cosa che potrebbe non dire niente, neanche dire bravo perché non è necessario, ma dire... Ma perché hai messo il completino giallo invece di quello rosa che avevo preparato? Ma chi ti interessa? Ok? Che cosa succede? Che mettetevi nei panni di questo papà col gufo mamma dietro. Lo fa la prima volta, lo fa la seconda volta, lo fa la terza volta, lo trovate al bar con gli amici. E la mamma è sola a casa che si occupa dei suoi figli e prende le decisioni da sole. Ok? Quante volte Alessandra e Stefania, non da mamme, ma da donne, vi hanno detto bisogno d'aiuto, avete detto no, ma invece ne avevate bisogno. Ok? Sì, Questa qua è difatti. un'ammissione di necessità, di bisogno di aiuto che dobbiamo imparare a fare, perché quando diventi madre, se tu non sai chiedere, non sai accettare un aiuto, cadi in un vortice, non esci più, poi veramente è tutto su di te, ma chi l'ha scelto? La società che ti aveva dato una mano, con società non intendo la società civile, la tua tribù che ti aveva dato una mano, anche quella suocera con la quale magari non vai d'accordo, ma che ti aveva detto vuoi una mano e tu le dici no, le avresti potuto dire portami il pranzo pronto se non la vuoi nella relazione, ok? Bastava semplicemente un pranzo pronto, ma tu le hai detto no perché ti fa antipatia, ok? La vicina di casa, a volte, cioè, a volte sembra che quella cosa che vi dicono le amiche, che magari non sanno cosa fare, ti dicono hai bisogno di qualcosa, e noi diciamo no, no, tranquilla, ma invece avevamo veramente bisogno di qualcosa. E questo lo facciamo tantissimo con l'uomo, col nostro uomo. Noi aspettiamo che il nostro uomo capisca con dei poteri magici, telepatici, Sovrannaturali.
Quindi tu, Lucia, sei avvantaggiata in questo caso che fai quello Esatto, con perché io c'ho il mago, c'ho il mentalista a casa che mi aveva più tempo. Capisce prima che tu pensi, quindi. No, ma in realtà. Nella mia vita ho conosciuto solo un mago, quindi evidentemente non è tanto diffuso. Se non chiediamo noi cosa ci serve, non lo otterremo, ok? Non c'è niente di vergogna, né ti devi seccare, perché come tu non puoi capire nessuno, se nessuno ti dice il bisogno esplicito, nessun altro può capire a te se tu non parli del tuo bisogno esplicito, e di conseguenza è inutile che ti offendi, non hai parlato tu, ok? E E questa cosa questo nella coppia. prescinde dai figli comunque, ah? Cioè il discorso è che funziona se funziona già prima, perché se io a Estatevi. casa faccio tutte cose io perché non mi piace come mio marito stende i vestiti lui non li stenderà mai più nella vita, cioè a casa non è che mio marito mi aiuta, facciamo le cose reciprocamente perché viviamo la stessa casa, se lui vivesse da solo non li stenderebbe i vestiti, li farebbe, cioè fa parte delle cose che si fanno a casa. Non è il concetto, secondo me, sbagliato di base, è il fatto che mi aiuta, il problema non è che mi aiuta, fa le cose che c'è necessità di fare, Naturalmente farebbe perché se fosse libera. Perché interesse tanto suo quanto tuo quello, ad esempio, di avere i vestiti puliti, di stenderli. Certo. Voi considerate che a casa nostra, per esempio, è diventata una regola non scritta, però è diventata così. A pranzo cucina mio marito, ma della serie che quando io mi metto ai fornelli, Arianna mi dice: Mamma, ma che stai facendo? Cucina papà, tu devi venire con me. Cioè, quindi, perché è la normalità? Io sono abitudini poi, che sono abitudini di ogni famiglia. Cosa ha Cosa ha detto detto Laura? Laura? Io su questo argomento mi taccio perché a me il problema, l'unico vero grande problema della pandemia e del lockdown è stato che io sono una cuoca pessima e i miei figli erano stati abituati a una cucina pessima, però avendo il papà dentro casa che invece cucina benissimo, si ingegna, si Benissimo. industria, si lamentano perché hanno conosciuto il sapore e mi rompono le scatole perché non c'è più papà e non so cucinare. Quindi, su questo, da noi è ovvio che cucina, non c'è proprio il dubbio su chi cucina. Allora, noi prima di chiudere questa bella conversazione che ci siamo fatte, noi però volevamo chiedervi a entrambe di dare un consiglio sia alle donne che si trovano già nel mondo del lavoro, ma anche alle ragazze che devono invece iniziare ad entrare nel mondo del lavoro. Partiamo da Lucia. Grazie, domande facili. Vabbè, meno male che non ho guardato lo script oggi perché sennò poi mi sarei entrata nei trip mentali. Allora, No, ma Lucia, ti posso assicurare che oggi proprio è come se non fosse esistito questo guarda, scritto si vede. praticamente. Si vede, si vede. Allora, Laura, per capirci, io le costringo periodicamente a fare gli script delle puntate, cioè una sorta di copione che loro preparano per avere un po' le idee chiare su dove vogliono andare a parare. E quindi oggi non l'ho neanche guardato perché ho detto, se no mi preparo, le risposte non ha senso, non è vero, esatto. Allora, cosa mi sento di consigliare? Allora, innanzitutto toglietevi dalla testa che esistano delle età per fare qualcosa. Cioè che c'è un'età per rientrare nel mondo del lavoro, che c'è un'età per avere figli, che c'è un'età per sposarsi, che c'è un'età per creare famiglie. Non è così. Ognuno ha il suo percorso. E seguitelo, nel senso se avete la predisposizione di capire, di voler capire dove volete andare lavorativamente, fatelo. Ma se contemporaneamente state bene con una persona e vi volete sposare o volete andare a convivere, perché non è neanche detto che vi dobbiate sposare. Che volevate andare a convivere, fatelo. Perché, secondo suggerimento, se aspettate il momento giusto, non è detto che questo arrivi mai. Perché quando voi sarete convinte che sarà il momento giusto, magari la persona con cui pensavate di farlo non ci sarà più. Non mi sento di darvi consiglio diverso né a chi già è nel mondo del lavoro né a chi ancora si deve approcciare. Quello che mi sento di dire è sperimentate. Perché non è detto che il lavoro che fate sarà quello della vita e non è detto che quello con cui iniziate ve lo dobbiate portare fino alla fine. Sia io che Laura abbiamo fatto centinaia di cose prima di arrivare a quello che siamo adesso e non è detto che quello che facciamo No, adesso sarà quello che faremo tra 10 anni.
Quindi non abbiate paura di sperimentare, non ingabbiatevi in schemi temporali. Non è vero che a 30 anni bisogna avere un bambino, non è vero che a 25 bisogna sposarsi o viceversa. Ognuno ha la sua storia. Basta. Tu, Laura. Laura? Allora, io Laura, consiglio. Ovviamente condivido totalmente quello che ha detto Lucia, ma anche se vi sentite appagate, cioè io ero appagata, sono sempre stata fortemente appagata in tutti i lavori che ho fatto, ma non mi sono mai fermata. Ma non perché non mi sentivo arrivata, ma perché sono curiosa. Quindi vivete la vita in modo curioso, punto primo. Conoscetevi tanto. Quindi uno specchio deve diventare il vostro migliore amico e dovete essere le persone, soprattutto con voi stesse, le persone più oneste, ma proprio limpide con voi stesse, perché se non vi conoscete è proprio una caduta a picco. Create una tribù. Una tribù non significa che deve essere sempre la stessa tribù, ma dovete sapere. Dove sono i vostri limiti? Dovete conoscere molto bene i vostri limiti, dovete chiedere aiuto, dovete saper accettare l'aiuto, ma non appunto nell'essere mamma, anche nel lavoro, anche semplicemente nel lavoro, nel senso questo è un mio limite, questa cosa non la so fare, chiedo aiuto. Oppure qualcuno vi critica, la critica è una cosa bellissima, è un'opportunità di crescita meravigliosa. Quindi attingete dalla vostra tribù, date alla vostra tribù, perché non si può solo attingere, altrimenti non c'è una tribù, e vivete nella totale onestà con voi stessi e con gli altri. Queste sono, secondo me, proprio le cose base. Se non si parte da questo, non c'è nient'altro. E aggiungo solo una cosa, circondatevi di persone che vi stimoli e che vi stimolino e che vi aiutino a migliorare voi stessi. Che non vi buttino a terra, cioè che se vi criticano, come dice Laura, lo fanno perché sanno che c'è del potenziale dietro, Positivamente. non perché vi devono distruggere. Perché se La c'è critica qualcuno. costruttiva, cioè qualcuno vi deve criticare, non significa questa cosa non va fatta così. Criticare significa questa cosa si potrebbe fare in quest'altro modo. Cioè chiunque vi dà soltanto un giudizio non vi sta aiutando. Il giudizio serve molto poco perché il giudizio, tra l'altro, è soggettivo. A meno che non vi dicono Gioia, 2 più 2 fa 4, scriviste 5, chi vuoi, ok? Ma se il giudizio è fine a se stesso, è una cosa che è relativa al tuo vissuto, al tuo modo di interpretare le cose, punto. Vi dovete circondare di gente che sa dirvi cosa avrebbe fatto, cosa farebbe, cosa quel più che non era arrivato a voi. Ok? Tutto qua, questo sì. Tutti gli altri contorno, così, numero, E le persone colore. conquistate, che sia il compagno, che siano, perché poi potete scegliere di non avere un marito, non avere un compagno, state da sole, state benissimo così, ma che sono gli Lo amici, le amiche scelgono. di cui vi circondate, devono essere persone che vi fanno stare bene. Cioè, quando io torno a casa, non devo avere il pensiero, oh, Madonna Santa, che devo fare, ma ora, non solo al lavoro, casini, stress, torno a casa e Sì, sto anche questo sì. peggio, no, no, cioè meglio Coraggio di soli, chiudere queste meglio soli. situazioni, coraggio di modificare, di cambiare, di evolvervi anche in queste situazioni, quando uno E vi conosce. Sì. di confrontarvi, cioè di dirlo se una cosa non va bene, perché possibilmente si migliora, non è detto che si arrivi alla rottura, possibilmente si No, migliora una situazione che non vi no, piace, no. no? L'onestà, Questo. ragazzi, onestà con voi stessi e con chi vi circonda, punto, è l'unica cosa. Va bene, Io io. un Ma sì, attimo, vai, la Stefania. semplicissima domanda, che è quella che mette ancora più in difficoltà, però Lucia era già Ma molto vero? pronta a questa domanda, perché lei la No, mai. conosce. Lei la sa, Lucia la sa questa Vabbè, domanda. Esatto, allora, vai, intanto prima andiamo avanti. di farvi quest'ultima domanda volevo davvero ringraziarvi davvero col cuore in mano, soprattutto per queste ultime risposte che mi avete dato, perché penso, lo dico sinceramente, io Laura ti ho conosciuto praticamente oggi, ma penso che entrambe siete delle donne straordinarie, avete appena lanciato dei messaggi davvero importanti. Secondo me, per far andare proprio avanti, per far migliorare la società in cui viviamo, che fondamentalmente è anche un po' l'obiettivo del nostro talk e forse anche del nostro giornale, no, Lucia? Quindi adesso vi chiedo la famosa domandina facilissima: qual è il vostro mondo ideale? Laura, incominciamo da te. Ah, Il mio mondo ideale.
Non lo so perché non l'ho trovata ancora. Cioè, il mio mondo ideale è un mondo dove non c'è ipocrisia. Questo sono sicura. Poi per tutto il resto non lo so cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa leverei, cosa lascerei, ma già levando l'ipocrisia e la falsità, penso che Un buon potrei punto. starmene. Sarebbe quasi il mio mondo ideale. Sì, Lucia, qual è il basterebbe. tuo? Il mio mondo ideale è quello dove ognuno fa il suo nel migliore dei modi possibili. Se ognuno facesse, portasse avanti il proprio compito di professionale, di madre, di figlio, di fratello, di tutto quello che comporta il nostro essere persone, un essere persona complesso, noi facciamo, siamo tante cose insieme. Se facessimo sempre ogni cosa nel migliore dei modi possibili, nelle nostre possibilità, chiaramente, non in quello che vorrebbero gli altri, ma in quello che possiamo fare noi, già sarebbe tutto più bello. Va bene, noi vi ringraziamo per essere state delle nostre ospiti e ribadisco quello che ha detto Stefania, grazie per aver raccontato cose che in realtà molto spesso non si sanno e che è giusto sapere. Per cui niente, vi ringraziamo ancora e spero che potreste essere di nuovo nostri ospiti per parlare di altri argomenti. Ci sta. Vedremo. Va bene, Vedremo. grazie mille ancora. Grazie a voi, grazie veramente tanto. Una buona serata. Ciao. Benissimo, la puntata è finita. Io spero appunto che questa puntata possa essere stata educativa per le tantissime donne, ragazze, ma soprattutto uomini che ci hanno ascoltato. Stefania, dove possono riascoltare la puntata? Allora, sì, intanto si può rivedere la puntata nei nostri canali Facebook e YouTube, ma si può anche riascoltarla in podcast su Spotify, Spreaker e iTunes. Quindi, grazie mille per averci seguito e Ci vi vediamo lunedì auguriamo con la prossima puntata. lunedì con una nuova puntata e buon fine settimana. In un mondo governato dalla tecnologia, noi la usiamo solo come strumento.